Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Benvenuti a Libari Caffè. Questa sera, questo venerdì sera, la seconda semifinale del concorso Canoro Stop & Go. Tre altri semifinalisti si esibiranno, si sottoporranno al giudizio dei nostri giurati. Ma prima... la musica dal vivo di New Style & Junka. Yeah! Lorenzo è il nostro giudice del pubblico questa sera, cosa ti aspetti di trovare? Ma io mi aspetto di trovare della buona musica e di divertirmi insieme a voi. Ti baserai più sull'interpretazione o sulla tecnica? Ma io sull'interpretazione, perché come tecnica insomma, più sull'interpretazione. Interpretazione è quella, insomma, l'emozione, quello che trasmette l'esibizione. Esatto, quello che mi trasmette le sensazioni positive che ho e negative, insomma, più positive speriamo. Certo, speriamo. Allora buoni giudizi, grazie. Grazie a te. Così, non avreste a guardare.
interpretazione, presenza scenica e tecnica, voto dal 0 a 5. I nostri giurati stanno per votare in ognuna di queste categorie. Quindi Jessica sta consegnando proprio in questo momento i foglietti sui quali ovviamente i nostri giudici andranno a scrivere il loro giudizio. E scopriremo quindi tra pochissimo Clelia, che si è esibita con questo pezzo di Max Pezzali, storico direttamente dagli anni 90, quale giudizio ha ottenuto. E quindi tra pochissimo lo scopriremo. E adesso linea a Lella per l'intervista a Clelia. Ciao Clelia, com'è andata? Abbastanza bene, dai, mi sono divertita, tutto ok. Eri molto emozionata. Abbastanza, sì sì. Sono abbastanza sensibile, mi emoziono subito. Beh, ci si gioca la finale poi alla fine, quindi capisco. Sì, infatti. Va bene, allora attendiamo il giudizio dei giudici. Va bene. Ha appena finito di esibirsi con questo pezzo di Tiziano Ferro, troppo buono. Siamo passati da Max Pezzali a Tiziano Ferro. I nostri giudici stanno già segnando sui loro rispettivi foglietti quello che è il giudizio, ovviamente ricordiamolo: tecnica, interpretazione e poi presenza scenica. Molto bene, giudici. Hanno consegnato quindi i loro foglietti e adesso linea Lella per l'intervista. Ciao Gaspare, com'è andata? Bene, penso bene. Ti vedo abbastanza tranquillo, soprattutto ti ho visto molto coinvolto nel brano. Era forse dedicato a qualcuno? Una canzone che mi ricorda un po' di cose in passato. Si è notato dall'interpretazione? Sì, sono le mie canzoni, quelle che mi piacciono mi ricordano sempre un qualcosa di bello, di triste, però sono sempre emozioni. Allora speriamo che ti porti con la tua emozione fino in finale. Speriamo, speriamo di arrivarci. Arrivato anche per Natasha, questa terza ed ultima semifinalista sta per ricevere il giudizio dei nostri giudici che stanno votando proprio in questo momento. Ricordiamolo, sono voti assolutamente segreti, sono tre categorie differenti. Carlo ha già votato e adesso anche i restanti due giudici, quindi tra pochissimo ovviamente scopriremo quale dei semifinalisti avrà accesso alla finale. Ma prima linea Lella e a Natasha. Ciao Natasha, un pezzo super difficile. Sì, diciamo che è già nelle prove, a volte veniva bene, a volte male, però boh, Robby è uno dei miei cantanti preferiti, ho detto ma sì, portiamo un po' di allegria, ogni tanto ci sta. Quindi o la va o la spacca. Esatto. Ah, speriamo che la va. Speriamo. Ti senti tranquilla? Ma sì, diciamo di sì, è un po' titubante, però mi sono divertita, quindi spero sia visto anche che mi sono divertita. Quello è l'importante. L'importante è quello. Poi incrociamo le dita con te.
incrociamole tutti quanti. Finite le esibizioni, ma adesso è arrivato il momento della prova al buio. Quella sorpresa, i nostri concorrenti non se lo aspettano, ma stanno per duettare con Rino dei New Styles o dei brani assolutamente a sorpresa. Non si sono preparati, scopriamo come andranno. Tra l'altro c'è già la nostra prima concorrente che è lì sul palco con Rino. Sentiamo un po' come sta andando. Insomma, ti lascerò, Anna Ox, una gran voce, confrontarsi con questa grande interprete è difficile, no? Molto, molto difficile. Ci ho provato, dai, vediamo poi i risultati della giuria. Ti sei fatto un'idea come i giurati potrebbero aver espresso il loro voto oppure no? Non lo so, non voglio pensarci. Tu ti ci vedi in finale oppure no? No. No, modesta, modesta. No, 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 sinceramente c'è gente più brava, è giusto che passino gli altri. Chi è il tuo preferito? Natasha, solidarietà femminile, va bene. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie. Insomma, in duetto con Jessica è emozionante. Sì, 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 mi sono emozionato, specialmente alla fine. Mi sono un po' impietrito, non sapevo. Beh, vuol dire che ti sei lasciato trascinare comunque dalla musica e dall'emozione. Il brano lo conoscevi? Sì, lo conoscevo. Ti era mai capitato di cantarlo su un palcoscenico? Non l'ho mai cantato. Era la prima volta e te la sei cavata bene, devo dire. Sì, sì, è andata bene. Secondo te i giudici avranno apprezzato oppure no? Hai avuto qualche sbavatura? Io spero di sì. Non ho cantato un Ti lascerò insieme a lei, l'unica però. Ma non diciamolo, è un segreto, lo sappiamo solo noi. Scusa, non dirlo a nessuno, diciamolo a nessuno. I giudici secondo me non lo sanno nemmeno, quindi ok. Ti ci vedi in finale? Ci spero. Ci speri, vabbè. No, se no al massimo vinco la bottiglia e me la bevo. Esatto, invitaci, mi raccomando. Ti lascerò. Thank you.
lascerò, che ricordo pensi di aver lasciato ai nostri giudici? Spero un ricordo positivo, comunque è andata molto meglio rispetto a quello che avevo previsto, quindi direi che sì, sono abbastanza soddisfatta. Non te l'aspettavi di andare così bene? No, neanche un po'. Considerata la canzone, tutto era tosta. Particolarmente difficoltosa, devo dire, poi ci si confronta con un'interprete straordinaria come Anna Ox. Esatto, toglie particolarmente la difficoltosa. La difficoltosa, va bene, va bene. Allora, in bocca al lupo e tra poco scopriremo chi andrà in finale. Rimaniamo insieme, lo scopriamo insieme. Sentiamo innanzitutto i vostri pareri. Nati, secondo te chi ha vinto questa sera? È dura, non lo so, non voglio esprimermi. No, devi esprimerti, deve uscire un nome, quindi uno dei tre nomi deve uscire. Chi ha vinto? Puoi dire anche me stessa, eh? No, secondo me è Gaspare. Gaspare, Gaspare, secondo te chi ha vinto? Non lo so. Anche te devi dire un nome, eh? Non è che puoi far finta di niente. Dai, spara un nome. Natasha. Clelia, cioè, ma che è? Magari ha vinto Clelia, voi cosa ne sapete, cioè? Clelia, secondo te chi ha vinto tra Natasha, te stessa e Gaspare? Se la giocano tra loro due. Nati. Nati, 2-1. L'altra volta, la seconda, era la signora Anna, che ha totalizzato 34 punti. Vediamo un po' chi ha vinto, ma anche chi è arrivato secondo, perché potrebbe passare lo stesso. Allora, Clelia, ti sei totalizzata con ben 23 punti. Magari la prossima volta scegliamo invece degli 883 una canzone un po' più femminile, dai. Comunque bravissima, perché sei stata simpaticissima come sempre e molto ironica con te stessa. Bene, vi dico solo che una persona ha ottenuto 40 punti e una persona ne ha ottenuti 56. Questo significa che comunque la persona che è arrivata seconda per il momento è la seconda migliore, perché Anna ha ottenuto 34 punti, qua ne abbiamo 40. E la vincitrice o il vincitore è stato o è stata molto brava o bravo, perché ne ha ottenuti 56, che è veramente un punteggio altissimo. Il vincitore o la vincitrice della seconda tappa della semifinale di Ibari Stop and Go è, con 56 punti, Gaspare! Gaspare, hai vinto! Sei contento? Dici un po' cosa ne pensi. Sono felice. Adesso andiamo in finale, vediamo di vincere anche la finale. Ti scontrerai contro lui, contro il nostro Biagio, eh? Nati, tu hai ottenuto 40 punti, quindi sei la seconda migliore fino adesso, quindi spera che tutti gli altri facciano meno di 40, ok? Allora, innanzitutto ringraziamo Clelia, bianco o nero, scegli. Bianco, ok? A te niente, perché vai... E tu vai in finale, scusami, Nati, rosso che fa buon sangue. Ma diciamo che vieni nei momenti non opportuni, eh. Allora, ovviamente facciamo ancora un grandissimo applauso ai nostri tre concorrenti, a Natasha, a Gaspare e a Clelia. Noi vi diamo l'appuntamento a venerdì prossimo con la terza semifinale di Ibari Stop and Go. Soprattutto vi voglio anche ricordare che venerdì prossimo ci sarà un'esibizione di una ragazza, ma non vi voglio dire che cosa, lo scoprirete solo se verrete qui venerdì. Quindi grazie mille a tutti voi per essere stati qui.